Proseguendo nella lettura del Vangelo secondo Luca, la dodicesima domenica del tempo ordinario ci fa saltare dal capitolo 7 al capitolo 9, dove c'è una svolta nel ministero di Gesù, che è segnata, come anche per gli altri sinottici, dal momento della professione di fede dell'Apostolo Pietro. Gesù chiede ai discepoli cosa dicono di me? Qual è l'opinione della gente? E i discepoli riferiscono tante idee, tante opinioni che circolavano sul personaggio di Gesù. Interrogati sulla loro opinione, risponde Pietro a nome di tutti gli altri. La formula che Luca mette in bocca a Simon Pietro come professione di fede è il Cristo di Dio. Sappiamo che Cristo vuol dire unto, è la traduzione greca di Messia. Sarebbe il Re consacrato, quello mandato da Dio. È una professione di fede messianica, ma non è ancora la pienezza della fede cristiana. Riconoscere che Gesù è il Messia può essere legato ad una mentalità giudaica di attesa di un re terreno che organizzi uno Stato di Israele. È vero che Gesù è il Cristo di Dio, ma non è il vertice della professione di fede cristiana. Per questo Gesù ordinò severamente di non riferirlo ad alcuno. Dopo questa professione di fede gli apostoli non vengono incoraggiati a dirlo a tutti, vengono severamente ammoniti a tacere, perché dire quelle cose può essere controproducente. Da quel momento... Gesù comincia una catechesi profonda sulla propria persona e sul proprio destino. Il figlio dell'uomo, che era un termine glorioso per indicare un personaggio trascendente che viene sulle nubi del cielo, che ha il potere universale, e Gesù si identifica con questo personaggio, deve soffrire molto essere rifiutato, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. E a tutti diceva: "Se volete venire dietro a me, dovete accettare questo schema, seguire questo stile. Sappiate che il cammino è verso la morte. Prendere la croce Ogni giorno vuol dire rischiare continuamente. Ogni giorno è una aggiunta propria di Luca eh, che tenta di eh, attualizzare questo detto di Gesù per i suoi ascoltatori che possiamo essere noi oggi. Prendere la croce, anche se per noi è diventato ormai una formula tecnica, in realtà era nell'ambiente di Gesù una frase pesante, perché la croce era uno strumento di esecuzione capitale. Mettere in croce una persona voleva dire condannarla a morte e torturarla in modo infame. Prendere la propria croce quindi vuol dire rischiare la pena di morte. Noi l'abbiamo un po' banalizzato, dando a delle persone il titolo di croce. Eh, spesso i mariti o le mogli dicono del coniuge: Tu sei la mia croce. Prendere la propria croce vuol dire sopportare pazientemente le persone moleste, le situazioni difficili. Gesù vuole dire di più, molto di più. Prendere la propria croce vuol dire rischiare la pena di morte, non la piccola grana giornaliera. Ogni giorno. Seguendo Gesù si rischia la pena di morte. Siete pronti a un rischio del genere? Venitemi pure dietro. Non illudetevi di seguire un Messia glorioso e potente. Abbiate chiara consapevolezza di seguire uno che sta andando alla morte. Ma la morte non sarà l'ultima parola. Sempre Gesù annuncia la risurrezione molto vicina, tre giorni dopo, ma sempre dopo la morte. Gesù sta andando verso una pena capitale. Ai discepoli chiede il coraggio di seguirlo su quella strada. La prima lettura ci propone un brano profetico, apocalittico, che qualifica il Messia come un misterioso personaggio trafitto. Il capitolo 12 del profeta Zaccaria contiene un oracolo tardivo appartenente al linguaggio apocalittico in cui il Signore annuncia che riverserà uno spirito di grazia e di consolazione sugli abitanti di Gerusalemme. Promette per il futuro un intervento benevolo, uno spirito di affetto e di consolazione verrà versato sugli abitanti, e in quella occasione guarderanno a colui che hanno trafitto. Si parla di un misterioso personaggio trafitto, a cui volgeranno lo sguardo. Il profeta continua annunciando un lutto e un lamento enorme, come il primogenito. Fa riferimento poi a due luoghi geografici. Adadrimon è un riferimento ad un culto cananeo nella pianura di Esdrelon o di Israel, un canto funebre dei culti cananei per la morte di un personaggio mitico. Si accenna poi a Megiddo il luogo dove nell'anno 609 era morto in battaglia il re Josia, pio monarca, fedele osservante della legge, restauratore degli antichi costumi, santuomo, morto tragicamente in guerra. Non se l'aspettavano proprio. Quello che capitò a Megiddo fu un disastro nazionale. Su di lui fecero un lamento grande. Il trafitto è questo re Giosia, vissuto secoli prima del profeta, il quale proietta nel futuro una situazione analoga, un altro re trafitto, attraversato da un'arma, ma guarderanno a lui, volgeranno lo sguardo a quel personaggio da cui sgorgerà una sorgente zampillante per lavare il peccato e l'impurità di Gerusalemme. L'evangelista Giovanni ha applicato questo testo di Zaccaria al Cristo crocifisso quando il soldato con la lancia gli aprì il costato Dice che si realizzò proprio quello che era stato detto dal profeta: Guarderanno a colui che hanno trafitto. E da quel costato aperto Gesù fa uscire sangue e acqua, la sua vita e lo Spirito Santo, uno Spirito di grazia e di consolazione, una potenza che perdona i peccati. Dunque, il Cristo di Dio è un personaggio trafitto come già aveva detto l'Antico Testamento. Al Salmo facciamo nostre le parole del Salmo 62. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Io ti desidero come terra deserta, arida, setata, senza acqua. Io ho sete di te, ti desidero. Voglio seguirti nella tua strada. Anche se è una strada dolorosa e porta al Calvario. Desidero seguirti, sapendo che la morte non sarà l'ultima parola. La seconda lettura, indipendente dalle altre, ci propone in queste domeniche una lettura semicontinua della lettera ai Galati, uno scritto appassionato con cui l'Apostolo Paolo difende il proprio Vangelo, cioè l'essenziale della predicazione cristiana. E nel breve brano che ci è proposto dal capitolo 3, ci viene detto che siamo figli di Dio mediante la fede di Cristo Gesù. Battezzati in Cristo, ci siamo rivestiti di Cristo. Siamo stati immersi in lui, siamo morti con lui, siamo risorti con lui. A questo punto, dice l'Apostolo, non c'è più distinzione. Non conta più essere giudeo o greco, essere schiavo o libero, essere maschio o femmina. Nella struttura sociale antica, essere schiavo o libero voleva dire una notevole differenza. Essere uomo o donna anche. Voleva dire essere soggetto di diritti oppure di essere emarginato. Per i giudei essere appartenente al popolo era fondamentale per la salvezza, mentre i greci erano esclusi. Ogni criterio umano, ogni preteso merito, ogni vantaggio fondato sulla carne è abolito. Tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Seguire Gesù vuol dire rivestirci di Lui, avere la Sua mentalità, diventare discendenza di Abramo ed eredi secondo la promessa, secondo la promessa, non secondo il guadagno, non guadagniamo noi la figliolanza, la ereditiamo perché Dio ce l'ha promessa. Seguire Cristo trafitto Vuol dire appartenere a Lui, abbandonare le redini e affidarci a Lui lasciandoci portare.